Un cordiale saluto a tutti ragazzi. Oggi vi parlerò della 19ª tappa del Giro d'Italia 1998, una tappa che ha fatto la storia del ciclismo grazie ad un duello mozzafiato tra due grandi campioni, il pirata Marco Pantani e Pavel Tonkov. Il 4 giugno 1998 il Giro si apprestava ad affrontare l'ultimo tappone di montagna di 243 km con partenza da Cavalese e arrivo a Plan di Montecampione. Pantani iniziò la tappa da leader e con la maglia rosa sulle spalle, ma il Giro era tutt'altro che chiuso, in quanto lo scalatore romagnolo aveva soltanto 27 secondi di vantaggio sul secondo in classifica, il russo Pavel Tonkov. Nella prima parte della salita di Plan di Montecampione sono però le squadre dei due scalatori a dare spettacolo, la Mapei di Tonkov e la Mercatone 1 di Pantani, con i gregari di quest'ultimi che imposero al gruppo un ritmo forsennato con l'intento di scremare sempre di più il gruppo dei migliori. Dopodiché, un primo scatto del pirata lasciò tutti sul posto, tranne Tonkov che con grande agilità riuscì a riportarsi sulle ruote di Pantani. Giusto per fare il punto della situazione, 13 corridori compongono il gruppo maglia rosa. Allora, Potenzana, Tonkov, Kamenzin, Mistaglia, Secchiari, Cepe Gonzales, Miceli. Attenzione, Cugo. scatta Pantani. Intanto c'è lo scatto di Pantani, sì. Scusa, scatto di Pantani, testa a testa. Pantani Tonkov è il testa a testa finale. Pantani Tonkov, si decide il Giro d'Italia. Tonkov prontissimo nella scia di Pantani, un Tonkov che non digerisce molto bene gli scatti, l'abbiamo visto anche nella salita di Piancavallo, subito pronto allo scatto di Pantani, poi in una leggera difficoltà. Adesso è stato brillantissimo, non ha esitato un attimo, si è portato subito nella scia di Marco Pantani, uno spettacolo. Vedete proprio Cepe Gonzales a 10 metri, ma sono i primi due che si stanno giocando questo Giro d'Italia. Che rapidità lo scatto di Pantani, che rapidità la ripresa di Tonkov. Nei successivi chilometri della salita, lo scalatore di Cesenatico impose il suo ritmo danzando sui pedali, nel tentativo di staccare lo scalatore russo, ma quest'ultimo, rigorosamente quasi sempre seduto sul proprio sellino, rimase incollato alle ruote dell'italiano, fino a quando però, a circa 2 chilometri dall'arrivo, con grande coraggio, Pantani raccolse le ultime energie e scattò nuovamente davanti a Tonkov, che completamente stremato dalla fatica, questa volta non rispose all'attacco dello scalatore romagnolo. Perdendo, attenzione, adesso... attenzione, c'è un nuovo attacco di Pantani, ma Tonkov si riporta prontamente nella scia del romagnolo. Forse ce la fa, attenzione, è il momento decisivo, Pantani scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo scatto è stato decisivo. È stato grande, Pantani adesso se si accorge, è naturale che si accorge che Tonkov è in difficoltà, ve l'ho detto, una tappa lunga, 240 km, da un momento all'altro uno può entrare in crisi e può perdere anche 20-30 secondi al chilometro, è in netta difficoltà adesso Pavel Tonkov. Ed ecco che la regia ci ripropone lo scatto vincente. Tonkov era andato fortissimo, era riuscito a rincuzzare tutti gli scatti del pirata, questo gli è stato fatale, si è seduto, ecco il replay, ripetiamo, siamo a 2 chilometri, attenzione, 5 secondi già di vantaggio di molto Pantani. Molto di più adesso. Speriamo. No. E poi non è neanche giusto, perché si tratta di atleti e bisogna sempre seguire le corse da un punto di vista sportivo. Esaltiamoci, applaudiamo, ma non cerchiamo di superare mai il livello che ci impone lo sport. Pantani scatta ancora, Pantani lanciato verso non solo la vittoria di tappa ma verso la vittoria del Giro. Tonkov è più forte di Pantani a cronometro, il ritardo di Tonkov in classifica generale è soltanto 27 secondi che erano pochi per portare la maglia rosa sino al traguardo. Chapeau per Tonkov che comunque non cede, un testa a testa finale bellissimo di un bellissimo Giro d'Italia. Pantani, nel tripudio generale del pubblico e dei suoi tifosi, tagliò la linea del traguardo di Plan di Montecampione alzando le braccia al cielo con la voce dell'indimenticabile telecronista della RAI Adriano De Zan che accompagnò questo straordinario momento. I 57 secondi che il pirata accumulò su Tonkov, sommati anche ai 4 per la differenza di Abuoni, portarono a 1 minuto e 28 secondi il vantaggio dello scalatore romagnolo sul russo della Mapei, vantaggio che poi permise di difendere il suo primato nell'ultimo ostacolo, la cronometro di 37 km da Mendrisio a Lugano, in programma nella penultima tappa del Giro.
un finale eccezionale, un finale che ci ha presentato questo testa a testa tra quelli che erano rimasti i due più forti del giro. Dopo il crollo di Alex Zulle, che non era più riuscito dopo una magnifica resistenza nella tappa di ieri a resistere agli attacchi di Tani, sul romagnolo era rimasto solo il russo, ha fatto l'impossibile aggrappandosi a tutta la sua classe, a tutta la sua tenacia pur di rimanere alla scia di Pantani. Gianni, adesso sono passato davanti a Tonkov, seduto, in pratica muove continuamente le sopracciglia. Tonkov è l'unico modo che ha per esternare la sua fatica. Bocchetta, il crocifisso sul petto, la maglietta anche aperta, ora sui pedali. Tonkov a meno di 600 metri dall'arrivo, a te la linea. Sono sicuro. Ed eccoci con Pantani, ormai sul rettilineo finale, per questo applauso, questo osanna da parte di tutti i tifosi. Ecco la polizia stradale, perfetta staffetta anche quest'anno del Giro d'Italia, giunto all'81esima edizione. Un clacson che apre la strada a Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo. Grazie al coraggio e alla follia di Marco Pantani e alla resistenza di Pavel Tonkov, la 19esima tappa del Giro 1998 è riuscita ad entrare di diritto nella storia del ciclismo e nei cuori di ogni appassionato di questo bellissimo sport. Grazie per la vostra gentile attenzione, ciao a tutti.